sono stati arrestati in flagranza di reato dopo aver asportato con abilità e destrezza un portafogli contenente 100 euro, documenti personali, una carta di credito e bancomat che una 42enne pesarese custodiva all'interno della borsa. I responsabili del furto, che è avvenuto sabato scorso al centro commerciale Rossini Center di Pesaro, sono due cittadini extracomunitari di origine algerina. Un 42enne già noto alle forze dell'ordine, disoccupato e residente a Perugia, e un 36enne incensurato e residente nella stessa provincia. I malviventi, dopo essersi impossessati del portafogli, si sono allontanati dal centro, ma sono stati bloccati dai militari in collaborazione con gli addetti alla vigilanza prima di salire sull'auto in uso, una Ford Focus. Gli arresti sono stati convalidati questa mattina dal giudice del Tribunale di Pesaro, che ha disposto nei confronti del 42enne il divieto di ritorno nel comune pesarese in attesa del processo che si svolgerà fra qualche giorno. L'intera re furtiva invece è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Ora sono in corso altre indagini per cercare ulteriori elementi di prova che possono accertare la responsabilità del 42enne in altri tre analoghi borseggi.